Ciao a tutti e ben ritrovati. Come promesso, vi avevamo detto che avremmo fatto una piccola comparazione tra la Nikon Z6 III, che ci sta riprendendo adesso, e la Nikon Z6 II. Quello che mi preme di più è trasmettervi ciò che più è stato interessante e avvertibile sulle differenze tra la 3 e la 2. La prima cosa che è risultata evidente è che è una fotocamera veramente legata al video, nel senso che è stata implementata tutta la sezione video che prima poteva mancare. Quindi può arrivare come registrazione interna su scheda fino a 125 minuti, in più ha tutte le estensioni di file professionali, il ProRes, l'H265, eccetera eccetera, per cui è veramente indirizzata a quel tipo di utenza. Altro aspetto del video molto interessante è la stabilizzazione, molto più efficiente. Si passano dai 5 stop dello stabilizzatore a 5 assi della serie 2 a 8 stop sempre dello stabilizzatore su 5 assi della Z6 III, e si avvertono anche a mano libera. Vi renderete conto che se non fate movimenti eccessivi è veramente veramente stabile. In più l'implementazione della logica di controllo dell'autofocus anche mediante il sensore partially stacked dà luogo a una messa a fuoco sempre molto precisa e sempre molto continua, e in più lo stabilizzatore si regola anche a seconda del punto di messa a fuoco, quindi è veramente molto molto efficiente. Gli ISO, o meglio la tenuta agli alti ISO, che qui arrivano fino a 64.000, ovviamente non è indispensabile, ma la gamma dinamica che offre questa fotocamera è interessante perché il noise reduction che è incorporato nella fotocamera lavora molto bene, e questo lo potremo vedere da alcuni test che seguiranno. Il mirino è un elemento che usiamo molto e ci siamo resi conto che, come dicevo anche nel video precedente, è molto più fruibile e stanca anche di meno, se ci poteva stancare quello della Z6 II. Quindi l'enorme luminosità in più, è 4 volte più luminoso, e l'enorme risoluzione nonché un frame rate molto molto più elevato danno luogo a poca stanchezza dell'occhio, sempre collegato al mirino, quindi questo è molto interessante. Un'altra cosa che volevo dirvi è che anche chi adesso sta dietro la Z6 III si rende conto dell'enorme efficienza della messa a fuoco, perché mi diceva che riesce a agganciare tutti e due gli occhi e a seguirmi negli spostamenti senza mai avere un'esitazione. Quindi la capacità di calcolo tra processore Speed 7 e il nuovo sensore è veramente un connubio molto interessante. Nota negativa: quello che mi ha infastidito, ma mi dovrò abituare, è l'inversione del tasto play in alto a sinistra con il tasto esposizione multipla in basso a destra. Quindi quando cercavo di rivedere le foto o i video sbagliavo sempre tasto. Altra cosa che volevo sottolinearvi è l'audio. L'audio sembra, usando gli stessi microfoni, noi usiamo i Rode in questo caso, sembra molto, molto migliorato. E questa è stata un'altra sensazione immediata. Quindi andiamo avanti adesso con i piccoli test che abbiamo fatto. Speriamo abbiate dei commenti da fare nonché delle domande, perché ci aiuteranno anche a fare test magari più profondi. E vi ricordiamo che per chi vuole e può venire presso di noi, può venire a provare direttamente la fotocamera, basta telefonarci e prendere appuntamento.